E rieccoci ragazzi, siamo tornati su Odyssey, siamo sull'isola di Pare, dobbiamo andare a Punta dell'Isola. Vi faccio vedere sulla mappa esattamente dove siamo appena arriviamo. Ecco qua. Perfetto, allora, guardate dove siamo. Isola di Paro per la terza delle nostre missioni e questa è Punta dell'Isola. La tomba di Alceo, che avevo ovviamente già fatto, è la nostra destinazione, quindi chiamiamo Icaro. Devo parlare. Ecco. Ecco, lì c'è la tomba, ma non che ci interessi, io l'avevo marcata per avere un punto di riferimento. Vabbè, trovo la strega della visione di Barnaba. In mezzo ai leoni, al cinghiali e quant'altro. Saranno amichevoli, speriamo di sì. Questi maiali sembrano affamati. Strega Circe potrebbe essere, che va Ti do trasformato il tutti in benvenuto al mio porci. impero, Sì. Dante. Io sono Circe, l'imperatrice delle Oceanie. Tu vivi qui. Ma che maleducata. Il lungo viaggio ti avrà stancato. Ho del vino se sei così gentile da andare a prenderlo. Io sono un po' indisposta al momento. Mi andrebbe un po' di vino, ma assecondiamo perché dobbiamo ammazzarla, cioè non facciamo Molto sempre i volentieri. pazzi. Vado a prendere il vino. Allora, secondo il mito, no? Circe trasformava gli uomini che andavano nella sua isola in porci. Quindi, e forse addormentava proprio con il vino, non mi ricordo bene, però tutte cose che accadevano durante l'Odissea di Ulisse. Ecco qua. Torniamo. Effettuerò Innanzitutto un'offerta. ci prendiamo il tesoro qua. Perfetto. Dopodiché pariamo a Circe, tutta sporca di sangue pure in bocca, mi ispira poco sta donna. Sembri deliziosamente assetato. Berrò il vino. D'accordo, imperatrice. Beviamo. Non è che abbiamo fatto il nostro errore più Sì, grande. bevi il tuo ultimo calice. Esala il tuo ultimo respiro. I miei sudditi hanno fame. Mi sono fidato di Circe, ha fatto male. Game over, titoli di coda, basta, finito il gioco. Però non ci ha tolto le armi, eh. Ai, ragazzi, è un porco! Non fate battute sul porco, che io so che state facendo. Però. Dunque, siamo dentro la tomba di Alceo, come vedete. Non credo sia questa la strada giusta, dobbiamo uscire. Sì, oltretutto ci ha anche lasciato nella tomba all'ingresso, proprio top intelligenza, cioè buttaci in profondità, no, nella tomba. Quindi dobbiamo ammazzare la Circe. Ecco qui un altro porco. Circe! Ti faccio a pezzi e ti do in pasto ai tuoi animali! Ecco
Puris aveva avuto anche la storia d'amore con Circe, cioè la romance, da quello che mi ricordo. Perché c'era stato anni sull'isola di Circe prima di svegliarsi tra virgolette. Quello scappa. Questo è, cos'è, vitello d'oro sto qua. Abbiamo anche il leone qui. Ah, volevo parlare, non possiamo parlare con Circe. Tipo da farla fuori in malo modo. La strega redige una lista di nomi e di trofei. Questo bracciale apparteneva a una lega. Ecco qui, vino ai porci. Abbiamo ottenuto un altro oggetto di missione. Quindi, giunti a questo punto, ragazzi, se non avete fatto la tomba, fatela. Io l'ho già fatta, quindi non la faccio. Però se guardiamo il nostro journal delle missioni, come vedete, un amico per cui morire. Torniamo da Barnaba con informazioni su Leda. Quindi dov'è la Drestia? Eccola qua. Ragazzi, incredibile, non riusciamo a teletrasportarci alla Drestia perché la missione ce lo impedisce, quindi prenderemo la nostra barca qua a Paro e torniamo dove l'abbiamo lasciata, vicino alla tomba. E torneremo all'altra costa, in questo modo, ecco la nostra piccola barca. Vediamo se riusciamo a fare retromarcia. Sempre dei problemi con le retromarce di ste barche. Spero che dovevo utilizzarla, me la sarei gestita meglio. Ecco qua, abbiamo rotta. Allora ragazzi, purtroppo ci dovremo fare un teletrasporto perché ci ho provato in tutti i modi a fare una cosa fluida, ma non è venuta, quindi niente. Teletrasportiamoci al posto di guardia di Atena e chiameremo la Drestia da lì. Non so quanto mancherà, ragazzi, la fine della nostra missione, ma comunque sia, cerchiamo di finirla, così vi monti i video, vi metto tutto online e siamo tutti felici. Così a day one, giusto, vi do un aiuto per fare questa missione. Allora, eccoci qua. Dirigiamoci. Al molo, chiamiamo la Drestia, anche perché non ci permetteva di selezionare la nave, anche se zoomavamo, avete visto, perché c'è la missione lì sopra, quindi cercheremo di rimediare. Così non vi ho fatto tagli, proprio è stata una cosa di divertimento internos questa. Esatto, Barnaba.
La strega è già morta, oltretutto. Qualche novità sulla mia Leda? Ecco qui, vedete che gli possiamo consegnare qualcosa. Nella grotta c'era un uomo. Aveva queste spezie, dice. Ah, la mia Leda! Credi che l'uomo che hai trovato fosse un ciclope e che lei abbia preparato un elisir con queste spezie per fargli crescere un secondo occhio? Beh, diciamogli. Ma sì, va. È andata proprio così. Leda ha salvato la vita del ciclope con le spezie magiche. Già! Facciamo attenzione con queste spezie. Chissà quanti occhi potrebbero spuntarci. Ho trovato questo bracciale e parecchi maiali. Ho una spiegazione. Era di Leda che è stata trasformata in un maiale da Circe. Quando è tornata ad essere una bella donna, l'ha donato a Circe in suo ricordo. Facciamoglielo credere. Hai ragione come sempre, vecchio amico. Significa che presto troveremo Leda. Credi. Credi bene, gli dèi non mentono mai, a parte Dolo e Apate. Ma non pensiamo a loro. Ho trovato questo Aulos su una sirena. Così si può chiamare. Un Aulos! Mia moglie li adorava. Scommetto che ha imparato a suonarlo per aiutare le sirene ad attirare gli uomini verso la morte. Sarebbe da lei. Scommetto che Leda e le sirene erano buone amiche. Lei era così affascinante. Le sue canzoni funzionavano sempre con me. Tutto questo per un bracciale, un aulos e delle spezie. Ma guarda! Conosco bracciali del genere. Li indossano le donne delle piane assediate. Queste spezie provengono dalle terre di Demetra. E l'aulos è opera di un artigiano del Monte Parnete. Tutti i luoghi dell'Attica. La grotta! Sono tutti luoghi vicini all'ingresso per l'oltretomba. Non può essere una coincidenza. Sarà lì che si trova Leda. Controlliamo la grotta. C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo. Molti mi avrebbero dato del pazzo, ma non tu. Sei davvero il mio più caro amico. Ma figurati. Ora troviamo tua moglie. Dimmi, che aspetto ha Leda? Era la donna più bella che abbia mai visto. Aveva capelli e carnagione. I suoi occhi verdi brillavano come gioielli. E quando beveva combatteva come una dea. Sembra simpatica. Lo era, ed era molto di più, mio giovane amico, molto di più. È passato molto tempo. Chi sono? Lei da ciò vorrebbe il suo studio. Bussalo. Ok ragazzi, abbiamo la nostra destinazione in Attica, quindi io farei, visto che è un bel viaggetto in mare, un viaggio rapido. Ecco qui, come vedete, si è attivato la missione "È tornato papà, un amico per cui morire, trova Leda". Potremmo essere forse alla fine della nostra missione, quindi eccoci qua in Attica. Quale può essere il nostro punto migliore di viaggio? Direi questo. La torre di guardia abbandonata, che ci ha visto partecipi di molti viaggi durante i nostri gameplay. E ci muoveremo verso Leda, la moglie del nostro amico Barnaba. Eccoli, sarà una buona cavalcata, e quale migliore occasione se non farla con questo nuovo skin di Phobos che volevo mostrarvi. Qua è il cavallo di Troia, ragazzi, vedete? Ecco, che era anche lei in vendita
2 settimane fa da Sargon, quindi con sempre 100 ricarichi. Troia, che ricordo essere una città, ragazzi, dell'antica Grecia, come già dissi in passato, non dite che poi sono volgare, dico parolacce, tutto, è il nome di una città da cui veniva Elena di Troia, per cui ci fu appunto la battaglia tra i troiani e i greci. La guerra di 10 anni, e fu vinta appunto con il cavallo di Troia. Alcuni dissero che non era un cavallo effettivamente, fu romanzato da Omero, che era un cavallo di legno con all'interno i soldati greci che fu portato dentro in città. Altri dicono che era una nave lasciata dai greci come tributo per riconoscere la forza di Troia. Quindi ecco qua, il gioco sta frizzando un pochino, un po' tanto, Piano, piano. Guardate quanto... Cos'è tutto sangue questo? Che porta ovviamente alla grotta. Meglio non farsi vedere. Bravo Alexios, meglio non farsi vedere. Allora, possiamo issarci da questa parte. Abbiamo una buona illuminazione qua sotto. Dobbiamo rimanere in questa zona. Quanti cadaveri. È l'oltretomba. In questo luogo è chiamato Lettera di un pretendente. L'Eda di Itaca. Tuo padre ti ha abbandonato nella morte, così come ha fatto tua madre. Sono qui per te, immagino una vita perfetta. Dare la luce ai miei figli, arare i miei campi, cuocere il mio pane. Qualsiasi donna ucciderebbe per una vita del genere. Che ne pensi? Vabbè, insomma. Forse abbiamo visto qualcosa. Alexios. Hai fatto pian colpo, eh? Shh. Leda? Fermi! Fate un altro passo e vi uccido! Chi vi manda? Peleno? Anticle? Rilassati. Siamo qui di nostra iniziativa. Non sei invecchiata di un giorno? Siamo nell'oltretomba! Leda, sono io! Barnaba! Mio padre si chiamava così, ma nessuno lo sa, a parte me. Padre? Dimmi, ragazza, come si chiamava tua madre? Come me, Leda di Itaca. Avevi ragione, vecchio mio. Leda vive ancora, ma non come nelle tue visioni. Questa è tua figlia. È impossibile, non hai le prove. Ragazza, in un'altra vita io e tua madre navigavamo fianco a fianco. La notte in cui persi l'occhio, una tempesta ci fece naufragare contro gli scogli. Leda fu molto coraggiosa. Legò alcuni pezzi dello scafo rotto. Io la strinsi a me e le dissi non smettere di remare finché non raggiungi la costa. Ah, lei ti ha raccontato la storia, bene. Dopo tutto questo tempo, la mamma diceva che eri un re che morì combattendo l'idra. Meriti di sapere, mia madre... Capisco. La piangeremo insieme. Mi dispiace interrompere, ma... Leda, ci hai minacciati con una lama. E c'erano dei cadaveri. Quando mia madre morì, ereditai la fattoria. Degli spasimanti volevano sposarmi per la mia dote, ma... Ai miei continui rifiuti decisero che sarebbe stato più semplice uccidermi.
Ti sei difesa da sola. Ora noi possiamo aiutarti. Affronteremo i pretendenti insieme. Persone del genere non si fermeranno finché non avranno ciò che vogliono. Hai fatto due nomi. Peleno e Anticle. Vivono entrambi qui vicino. Posso mostrarvi dove? Andiamo insieme. Ah, con voi al mio fianco saremo inarrestabili. Giusto! Insieme! All'attacco! Perfetto, ragazzi. Dunque, abbiamo trovato la figlia di Barnaba. Quindi un colpo di scena abbastanza improvviso in questa missione. Nei campi dorati. Dimmi, si è mai risposata? Sì, con un bravo uomo. Era gentile con lei e con me. Sono contento. Ho pregato gli dei di concederle una vita felice se fosse sopravvissuta. Mi hanno ascoltata. Ok. Continuiamo a viaggiare. Eccoli là. Ora ti prego. Signori, volano spadate qua, eh. L'altro, eccolo. Andato. Parla con Leda, dove è finita? Ecco qua. La mia vita e la fattoria di mia madre sono al sicuro. Grazie infinite a entrambi. E grazie a te per aver reso di nuovo felice questo vecchio. Ora pensiamo al vino. Che hai di nuovo una vita, cosa pensi di fare? Onorerò mia madre, proteggerò la fattoria e la nostra fortuna. Speravo che volessi seguire il tuo vecchio sulla Trestia. C'è una donna a bordo, Iola, che ho incontrato a Delo. Dovreste conoscerli. Gli dei vi hanno condotto da me per salvare questo posto. Non posso disonorare loro e mia madre andandomene. Io me la voglio portare con me, invece. Ascolta, un'altra persona che ha perso la sua famiglia. Non è un'opportunità che si presenta a noi. Segui tuo padre. Padre, la fattoria è tua. Un giorno, quando avrai navigato in tutto il mondo e vorrai una casa, ne avrai una qui. Ma finché Demetra stessa non brucerà questi granai, saprò che sto compiendo il volere degli dei. Niente, non possiamo portarcela dietro. Nuovo luogotenente per la Trestia, magari, invece no. Stai bene. È forte come sua madre. Non potrei essere più fiero di lei. Vorrei solo che cambiasse idea. Forse lo farà. Fino ad allora, ogni volta che passeremo di qui, faremo un salto a vedere come sta. E le diremo Kaido. Ed ecco qui, ragazzi, abbiamo completato la nostra missione, abbiamo ottenuto il trofeo Un amico per cui morire. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video.
Vi ringrazio di essere stati con me anche questa volta. Ci vediamo per le prossime storie della Grecia. Non ne mancheranno molte, immagino, ne mancherà ancora una o due, non lo so. Vediamo un attimo cosa ha in mente Ubisoft per la nostra avventura in Assassin's Creed. Con Alexio sulla nostra nuova skin del cavallo di Troia, io vi saluto, che è una città, vi ricordo, Troia. Lasciate like se vi è piaciuto il video, oppure iscrivetevi al canale per sapere quando vi metterò online qualcos'altro che non necessariamente magari sarà Assassin's Creed, ma qualcos'altro di nuovo che arriverà a breve, magari anche con gradi grapplace o qualche cos'altro. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao a tutti.